Buonasera, benvenuti ai sorteggi dei quarti di Champions League. È tutto pronto? Tra poco si comincia. Ha già iniziato il sorteggio, siamo in ritardo. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. Ciao a tutti. Buonasera, rispetto per gli anziani, che sono più vecchio della Champions io. Per Andy non beccare ancora il Barcellona come ogni anno. Eccoli là. Ecco, a parte che mi stanno quasi simpatici, che hanno buttato fuori quel gufaccio di Conte. Oh, ciao Antonio, come stai? Vedo che ti ho messo al bar. Ma va a cagare, va, ciuchina. Tieni 10 euro che pago il conto del ristorante. Non c'ho mica bisogno di 100 euro io. Partiamo col sorteggio. Presentiamo la più ambita, quella che tutti vogliono. Ha fatto girare la testa a Mourinho. È Siviglia di Vincenzino Mosè. Eccomi qua, ci sono anch'io tra le migliori 8. Oh, c'è Montella, ragazzi. Dai che viene da noi, dai, dai, forza. Mi volete tutti, Vi piaccio? Chi vuole farsi una bella risatina con me? Ridiamo tutti assieme. Chi vuole farsela? Chi? Oh, olè! Au, vince. Vieni da me che abbiamo vinto lo scudetto assieme, dai. Mamma, che faccetta psicopatico quello. Siete sicuri che sono così belle e facile? Guardate che poi c'è sotto la sorpresina, Chiedete a Mourinho. Che poppe formali. Minchia, Fasso, guarda come fa la figa Montella, oh. Buoni, buoni, c'è grande citazione in sala per i bomboni di Vincenzino. Il Siviglia va con il Bayern Monaco. Smea, smea, viene da Arturo, viene. Sei buono? Ehi, che ti tocchi? Arturo, qua lo sento già duro. Müller, vuoi fare l'amore col sapore? Vedo che siamo già passati alle cose formali, come direbbe qualcuno. Sono già finite però le belle ragazze. Ora sono solo cazzi amari per tutti. La Juventus pesca il Real Madrid. Boia del Real Madrid. Senti Pavel, onde evitare la figura di merda di Cardiff, vado subito a scrivermi un promemoria. Ciao. Punto primo: ricordarsi di giocare anche il secondo tempo. Punto secondo: evitare le risse in spogliatoio nell'intervallo. Mazza che sfiga la Juve, oh. Mo me faccio una risata. Ride bene chi ride ultimo, Francesco, perché la Roma pesca il Barcellona. Barcellona. Godo, Real Madrid e Barcellonas. Certo che Maurizio, potevamo esserci noi là in mezzo, al posto che far la tua tattica di merda di uscire dall'Europa. Punto terzo, ricordarsi di mettere Sturaro terzino, che 3 anni fa in Champions ha fermato CR7 Real Madrid. E secondo voi le italiane riusciranno a passare? Scrivetelo nei commenti, mettete un mucchio selvaggio di like al video. A 50.000 like Vincenzino esce i bomboni eccezionali. Seguite gli autogol su YouTube e iscrivetevi al loro canale.